che se realizzati faranno avanzare la lotta alla mafia, quindi diciamo che mh, aderisco pienamente per quello che vale la mia opinione a questo programma del governo che mi pare serio e pieno di contenuti assolutamente condivisibili. Poi una cosa che lei vuole aggiungere a questi diciamo, Ma ci situazioni. sono mh, ovviamente Nessun programma può considerarsi completo e ci sono sempre degli aspetti che si possono meglio aggiungere o meglio specificare, però non credo che sia un argomento eh, diciamo, esaminabile in, questi, in questo spazio brevissimo. Ci sono molte cose da fare, in parte ne parleremo anche con la Commissione Antimafia perché possa rendersene interprete verso il Parlamento e verso il Governo. Ci sono alcune riforme normative che pur senza essere decisive, la bacchetta magica non la possiede nessuno, però potrebbero darci un, un aiuto nella nostra attività. E quindi diciamo che l'adesione è piena e convinta verso il programma del governo. Il Poi certo spazi... Per esempio la prescrizione, i tempi della prescrizione, ad esempio nel caso della corruzione che creano... Beh, eh, questa sarebbe una riforma certamente desiderabile anche se in realtà non rientra nel programma di contrasto alla criminalità organizzata, perché la prescrizione, si presenta di solito, la prescrizione del, nel reato di corruzione si presenta di solito come una componente dei procedimenti normali, dei procedimenti, di, eh, ordinaria, eh, diciamo dei procedimenti ordinari. Semmai tutta la materia della prescrizione andrebbe ripensata perché il problema non è solo quello della corruzione, anche se la corruzione è il caso più emblematico, più evidente, andrebbe rinnovata introducendo una forma di mh, prescrizione simile a quella civilistica in cui l'atto interruttivo fa di nuovo eh, decorrere la prescrizione senza però i limiti attuali. Che sono come sappiamo di una volta e mezza la prescrizione ordinaria, quindi questo potrebbe essere un. Il NM di Catania, ieri ha lanciato un allarme che con lo svuotacarceri potrebbero uscire solo a Catania 15 mafiosi e pare anche in altri distretti. Beh, non abbiamo fatto ancora un monitoraggio, ma non c'è dubbio che. E la eventualità che possano beneficiare di provvedimenti di liberazione anticipata anche esponenti della criminalità organizzata esiste. Evidentemente è stato già calcolato, è stato nel rapporto costi-benefici di questo provvedimento. Ogni provvedimento legislativo ha dei costi e dei benefici. Devo supporre che il bilanciamento di interessi sia stato già fatto. Davanti alla prefettura tantissimi lavoratori di Ferdico Palermo che eh, chiedono che cosa? Eh, chiedono il lavoro perché sono tutti in mezzo alla strada e non hanno neanche i soldi per la benzina e per poter mangiare. E Io sono qua con i miei ex dipendenti perché ora sono dipendenti allo Stato che non li pagano. Ricordiamo quanti sono circa? Eh, All'inizio erano 420, ora sono ridotti 100 persone. Eh, lei e i suoi, diciamo, sono stati archiviati il, il suo percorso? Io ancora c'è un processo in corso, però c'è tre richieste di archiviazione. Aspettiamo il giorno 27 aprile, o anzi il 17 aprile, la sentenza per vedere se sono un, o un criminale o una persona onesta. Il presidente della commissione antimafia Rosibindi, che cosa vorrebbe chiedere guardando la telecamera? Allora io vorrei chiedere al presidente Rosibindi che. Le aziende che loro sequestrano, che mettono le persone capaci di gestire un'azienda e mantenere i posti di lavoro, se poi domani si ritorna alla, 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 alla stessa azienda che la curava prima, che la trova, invece io troverò una montagna di debiti e 400 persone che non possono mangiare. Questa è il mio, la rabbia che ho dentro. Questo di qua. Perché è assurdo: un'azienda che andava bene la mettono in mano questi amministratori incompetenti e la distruggono entro un anno con 420 famiglie non parliamo per quelli che poi le altre famiglie che lavoravano con, con l'azienda tutte cose e sono tutti in mezzo alla strada e nessuno li paga però li prendono in giro gli dicono che gli danno 30 mesi di mobilità 80 mesi di lavoro 60 anni di travaglio e stanno mettendo alla fame le persone Sì, le famiglie che rischiano seriamente di eh, non solo perdere il posto di lavoro ma non avere neanche le condizioni minime economiche necessarie per andare avanti voi che cosa chiedete? Allora noi chiediamo alla Rosi Bindi di tutelarci, quantomeno farci lavorare. Oggi non abbiamo niente in mano, noi eravamo garantiti, noi avevamo il posto di lavoro, abbiamo lavorato per 20 anni, abbiamo garantito le nostre famiglie. Oggi ci ritroviamo in mezzo alla strada grazie alla presenza di questi pseudo amministratori che ci hanno rovinato, ci hanno, rovinato hanno portato le aziende allo scatafascio. Ci hanno promesso mari, monti, invece non, non è stato niente, niente di tutto questo. Ci siamo ritrovati in un anno in condizioni veramente pietose. Non abbiamo più la speranza di. Non abbiamo niente. Prendo la telecamera un appello che si sente di fare al presidente Rosi Bindi. Allora io. mi creda, ho. Oh, la necessità, noi abbiamo la necessità di, di avere qualcosa in mano, la speranza, hanno tolto la speranza. Quindi metteteci nelle condizioni di ritrovare il posto di lavoro, e ritrovare la serenità in famiglia e di cioè di dare un futuro alle nostre famiglie, ai nostri figli. Solo questo chiedo. Una condizione davvero precaria, voi come rispondete a questa situazione? Noi rispondiamo a queste persone che onestamente diamo noi da mangiare a loro, che loro ci diano oggi da mangiare a noi, perché abbiamo le nostre esigenze. Ognuno di noi ha da pagare mutui, affitti, per non parlare di luce, acqua e chi più ne ha più ne metta. A casa non abbiamo, ognuno di noi non abbiamo internet, non abbiamo premium, non abbiamo cose diciamo, che possono essere, possono sembrare so, superflue. Abbiamo proprio le cose minime Necessari. indispensabili necessarie per Quelle mancano. Quelle mancano, dico, ci hanno bloccato tutto, ci hanno, ci hanno congelato pure quello che l'Impes c'era per i nostri figli, gli assegni familiari, ce li hanno congelati pure, dico, possono fare pure una cosa del genere, che a quest'ora per dire ognuno di noi aveva 1000 euro in tasca, 1500 euro e si andava un po' avanti sempre per vivere, solo questo. Chiedo di, di passarsi la mano sulla coscienza. E ognuno fa... si prende le proprie responsabilità. Appunto, a proposito di, di responsabilità, che ognuno si prenda le proprie. In questo, stato, in questo caso, se lo Stato ha la sua responsabilità di aver messo nelle varie aziende degli amministratori che fondamentalmente hanno fatto i loro interessi e non quelli degli operai, che adesso si prendono ovviamente le loro responsabilità, dicendo sicuramente abbiamo sbagliato, si cerca di rimediare. Perché i dati sono allarmanti, se il 97% delle aziende che sono sequestrate dalla mafia vanno in giro di 2-3 anni a chiudere, è un problema sicuramente di fondo nel sistema, nelle istituzioni. È un'attenta e accurata cioè, riflessione, è una domanda che io sicuramente pongo in questo caso a tutto il popolo. Come noi che viviamo in questa realtà sicuramente precaria, circondata da tante eh, cose non belle sicuramente, come possiamo più riuscire a credere alle istituzioni, alla legge, allo Stato italiano? Che i primi che sono gli amministratori funzionari dello Stato sono i primi a, non, a, a non, darci, non sapere amministrare assolutamente la non presenza la incapacità sono niente e nessuno per poter giudicare ma sicuramente sono responsabili questi amministratori, tanto quanto il nostro silenzio, per paura, per difendere il nostro, eh, il nostro posto di lavoro e tante cose che purtroppo vanno a incidere su questo sistema che porta le aziende allo scatafascio, e rimanere noi in queste condizioni, come diceva poc'anzi il collega, in una situazione d'emergenza e nessuno ci ascolta e lo Stato si deve prendere le proprie responsabilità, visto che è lui che vuole combattere ed è giusto che si faccia combattere la mafia, ma è riuscirla a combattere con mezzi propri e trovare ovviamente una soluzione per tutti noi. Situazione difficile è quella che state eh, vivendo, ma cosa chiedete voi? Chiediamo il posto di lavoro che ci è stato tolto senza una motivazione, senza sapere il perché. Da giorno 30 settembre, da giorno 30 settembre siamo stati sospesi senza, senza sapere il motivo e il perché. Noi non è che vogliamo i soldi regalati, noi vogliamo semplicemente il lavoro. Io a 30 anni che sono al porto e fino ad adesso non ho avuto mai un... Nei carichi pendenti ne mai avuto una multa, mai avuto, ho avuto sempre a lavorare e lavorare come io ho imparato i miei figli. Da giorno 30 settembre in poi mi è caduto il tetto di sopra, hanno rotto la tranquillità familiare, hanno rotto tutto. Questi, questi signori che io nemmeno li conosco, non, non meno riconosco, nemmeno sapevo dove era il tribunale, figurate un po', ho fatto sempre lavoro e chiese che si al lavoro. Da giorno 30 in poi. Mi è stato tolto tutto, mi è stata tolta la serenità, la tranquillità, il lavoro principalmente. Ora io voglio dire, voglio sapere la motivazione, qual è la motivazione che sono stato sospeso. Che non... Dicono loro delle parentele, delle pare, siamo noi delle parentele mafiose, ma a me le parentele mafiose, a me non mi interessa niente, io sono io. I parenti sono parenti, loro dicono la supposizione, quella che penso pure io e quella che pensiamo tutti. Quindi siete senza lavoro ma non sapete nemmeno il motivo? Siamo senza lavoro e non sappiamo la motivazione, abbiamo preso gli avvocati pur senza, avere, se, senza avere retribuzione. Io, parlo io, da parte mia mi ha aiutato mio figlio, mia figlia, ma fino a quando? Loro hanno le loro famiglie. Noi ci sono le cose da pagare, tutto, è un, un cumulo di cose che, che sappiamo tutti come la vita qua. Ora lo, loro mi devono spiegare a me, queste persone, la motivazione perché io sono stato sospeso. Si dice così, se prendono tempo a camparare, loro mangiano, e io che devo fare. Che ecco. appello si sente di dare alle istituzioni nella situazione che sta affrontando? Noi chiediamo di cambiare la legge antimafia, perché oggi chi non ha un cugino, un parente che ha avuto problemi con la giustizia. Ma se io ho fatto il militare e ho una licenza, ho fatto il concorso nella marina mercantile, bandito pubblico, fino ad oggi non ho condanne, sono pulito io e la mia famiglia, e perché uno ha un parente viene buttato fuori dal posto di lavoro. Non mi sembra giusto, bisogna cambiare questa legge. Non sa né, né cielo né terra, bisogna cambiarla. Se io sono un condannato, allora mi sta bene che io vada a pagare la mia pecca. Ma chi oggi? Anche Lombardo è condannato. Allora tutti vanno tutti a casa. Se, in qualsiasi azienda chi non ha un parente? Berlusconi, il primo Berlusconi dovrebbe chiudere tutto. Oggi noi siamo in difficoltà perché non prendiamo neanche una lira. Ci hanno sospeso, chi deve pagare il mutuo, chi deve pagare l'affitto, chi c'è i bambini? Siamo rovinati. Siamo rovinati, bisogna cambiare questa maledetta legge. Allora, guardando la telecamera, un appello che si sente rilanciare al Presidente della Commissione Antimafia, Rosi Bindi, per garantire il vostro posto di lavoro. Allora, per quanto mi riguarda, io sono Provenzano Michele, sono uno dei, dei tanti sospesi della compagnia portuale. Praticamente secondo me va cambiata la legge a monte perché qualsiasi legge che è stata prodotta in Parlamento ci sono state sempre delle varianti, questa legge è, troppo, è un accanimento dura. Con, dura contro delle parentele che non hanno niente a che dividere con i propri eh, cugini, eh, nipoti, cioè, è una legge assurda, non può essere che qualcuno possa pagare la colpa degli altri. Anche perché in Italia non esiste il reato di parentela. Ma intanto non esiste, però qua a Palermo viene adottato. E cioè ancora, ancora noi non sappiamo di che cosa siamo accusati. Abbiamo cioè una restrizione che non possiamo più parlare con i nostri compagni di lavoro. Con, eh, che, che so, niente, non possiamo andare più al sembra porto. Una cosa ammirata, sì, sembra, sembra quasi una cosa mirata Sembra quasi un cosa verso la compagnia dei lavoratori portuali. Io piace. No, mi piace. 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 Mi si accanisce verso una categoria, io non ho capito che cosa abbia questa dottoressa contro i nostri confronti. Poi un'altra cosa. E volevo dire anche che da parte dei sindacati non c'è stata. io parlo per me, no, questo lo devo dire, la sigla politica sindacale non mi ha aiutato nemmeno a farmi fare il processo del 700, a farmi risparmiare. I benedetti soldi perché. perché non sappiamo dove, prendere, dove prendere. Oltre questo, volevo dire: altra cosa: di le, tutte, le, tutte le cose che si accavallano, i debiti, banca cioè noi non possiamo sopravvivere. Mi dispiace che no, non c'è nessuna motivazione verso di noi, solo perché si presume il grado di parentela. e che vuol dire? Case! Case. Che tipo, che tipo di protesta è la vostra? È quello che legge: che è la mala giustizia, la mala amministrazione e rendono le persone com come mi vede. Vuole sapere altro? No. No. quindi. A me non sembra giusto che 200 lavoratori <coughs> perdano il lavoro quando ci sono 3 o 4 mascalzoni che prendono 600.000 euro, un milione di Dara, un milione, Rebolla 600.000 euro, l'altro Grosso, porco, un milione e mezzo di euro. La signora Bindi, prima l'altro pugliese e l'altro ancora siciliano, ma vi sarà bene da spiegare? In 15 anni questa minchia di mafia che tutti i nomi eccellenti ormai sono diventati normali, persone comuni normali, come mai loro non riescono a debellare la cancrena che c'è all'interno dell'amministrazione della e parlo della cancrena che c'è nei nostri piccoli comuni, io vengo da Lercara e scomparerò solo 120 milioni e chiedono ai cittadini di pagare eh, la TARES con il 400% eh, in più. Perché i signori che fanno, amministrano la giustizia forse sono talmente impegnati da non vedere che a ottobre del 2012, sempre il Coires, al, al Tribunale di Termini, porta un bello fascicolo che già mancavano 45 milioni. Sappare all'estero di corsa, a Futteresina 75 perché i liquidatori e il buco che hanno riscontrato è di 120 milioni. Ora io sono stanco, io non, non intendo più pagare le tasse eh, perché devo alimentare quattro disgraziate che giustamente per 1.400 euro eh, ne mettono un culo per devozione. Che le devo dire più? Quindi, qual è il suo appello alle istituzioni dopo questa protesta così forte? Le istituzioni dovrebbero iniziare a, a, a fare gli interessi dei cittadini e dei cittadini si parte. Prima che deporci delle banche devono essere ridimensionate, non che gli dai 7 miliardi e mezzo di recente, scusami, eh, non sono abituato. Eh, eh, la signora come si chi chissà. Eh, No, i 7 miliardi e mezzo ci regala l'altra che fece a Tagliola, da una camera di commercio che non mi, alla Camera dei Deputati, che non mi viene in questo momento che, eh, come si chiama, ma è comunista. Ora, io non lo so, i comunisti di cui cu fanno interesse? E parliamo di signoraggio primario che una sfogliatella di 500 euro ne costa i 5 centesimi e ce la devono fare pagare con il 3% di interessi perché non sono capaci di istituire una banca nazionale per accedere di, direttamente da quel porco di, del signor Draghi allo 0,25%, anziché pagare il 3% di interessi. Lei non so se sa che il debito è di 2.000 miliardi, il debito pubblico, e si pagano 80 miliardi in più di interessi quando non dovrebbero essere pagati. E si banchi mischine ancora ci diciamo, hanno prove sorde. Voi chiedo alla signora Bindi che si interessi della mafia che c'è nei posti del eh, Senato, eh, del Parlamento, eh, è a cascata, perché gli olandesi, quando parli tu con gli olandesi, ridono di noi siciliani, perché dice cur e bastoniate e stanno pure zitte, Io invece mi spugliavo come tunisine faccio. Ma qual è la vostra colpa? Qual è la colpa di specifica? Nati, di essere nati italiani no. e se ne stanno andando tutti? o siciliano è ancora peggio, che siamo anche un popolo che è sempre che copre, copre. non c'è niente più di coprire, perché siamo arrivati che ci manca poco, che non abbiamo l'economia per dare il latte, il pane ai bambini. Io ho tre figli, ma io vedo nelle prospettive del futuro che, che cosa c'è da dare a sbc perché un modo dice noi che capigli 60, 70, 100.000 euro mise di stipendi, uno nell'assemblea regionale fa schifo, uno uscire per grappare la porta a 7.000 euro. A come se hanno abuscato tutti i soldi? Non ne sanno che appeggiare, a, a la ma rubare. Quindi oltre senza soldi siete anche senza speranza? No, la speranza c'è, di la faccia a tutti. Quale minchia di speranza non ce n'è? Bravo, bravo, bravo! bravo, bravo, bravo. Ha qualcosa da aggiungere a questa protesta? Sì, io dico solo che è senso ha togliere un bene al, dottor, al signor Roccapinuzza mafioso quando loro non lo sanno gestire. Perché non lo lasciano nelle condizioni in cui lo trovano e lo gestiscono magari sotto il loro controllo? Però lasciarlo alle persone che sono competenti del mestiere, come per esempio la ditta Ferdico. Io non sono da Ferdico, io sono della, della Despar. Ma da Ferdico hanno licenziato più di 300 persone, da noi anche, per carità. Però dico che senso ha che me lo prendo io come Stato, anziché dare il lavoro, e lo tolgo, lo levo. Cioè, alla frase che dicono perché la mafia dà il lavoro e lo Stato lo toglie. Dico io mi trovo d'accordo a questa frase, anche se la dico come provocazione, attenzione, non lo dico perché voglio la mafia. Ma perché come dicono loro la mafia a noi lo dava il lavoro, dava il pane, dava da mangiare. Io eh, finivo il mese e mi davano i soldi regolari a me e a tutti i miei colleghi. Ora siamo da cinque mesi a questa parte nelle condizioni di non fare neanche più la spesa. Ci hanno ridotto così, proprio in mutande. Luce da pagare, chi c'ha muto, chi c'ha finanziamenti, chi c'ha affitto, da 3-4 mesi arretrati, eh, chi c'ha fin domestici. Dico siamo nelle condizioni proprio estreme, siamo arrivati tutti e, e non, non stiamo muovendo un dito, stanno distruggendo il futuro dei nostri figli, non quello nostro perché già l'hanno distrutto, ma quello dei nostri figli. Per cui dico a tutti apriamoci gli occhi e guardiamo bene avanti quando questi signori si presentano per le elezioni, di non andare nessuno a votare, di non dare nessun voto di andare a consegnare tutte le tessere elettorali, tutti, fare un'urna al centro della città e consegnarle tutte, perché tanto ormai i governi se li fanno loro, signor Monti, signor Letta, signor Renzi, ma chi li ha nominati queste persone? Si sono nominati da soli e tutti fanno i propri interessi. Con questo chiudo, grazie.